Grazie Presidente. Sì, questa mozione riguarda un argomento che sta molto a cuore alla Commissione Pari Opportunità che si è occupata del tema varie volte. Va in qualche modo a integrare una precedente mozione presentata dalla Presidente Guadagno che riguardava in special modo la condizione lavorativa di coloro che appunto si applicano all'insegnamento all'interno sia dei centri di formazione professionale sia delle scuole di arti e mestieri. Va ricordato che si tratta di due tipi di servizi che Capitale eroga a favore dei cittadini più svantaggiati ed è questo che appunto si vuole sottolineare, che in commissione abbiamo più volte sottolineato, perché bisogna alimentare e difendere le pari opportunità nell'accesso alla formazione pubblica di qualità, quali questi servizi erogati da Roma Capitale rappresentano. Abbiamo quindi la necessità che la Regione svolga nei confronti del Comune una più attenta, come dire, una più attenta erogazione sia dei fondi, ma soprattutto delle modalità di trattamento di Roma Capitale, che deve ovviamente svolgere un ruolo collettivo e quindi dovrebbe essere in qualche modo riconosciuta in questa sua funzione. E quindi garantire la continuità del corpo docente, proprio perché stiamo parlando di servizi resi a persone in condizione di particolare fragilità, sia essa fisica o economica o sociale, e quindi l'accompagnamento di queste persone in un percorso di reinserimento sociale, ma soprattutto lavorativo. E in questo senso i dipartimenti capitolini hanno lavorato moltissimo e hanno raggiunto dei risultati veramente encomiabili, mettendo tra l'altro a regime e in sinergia i centri di orientamento lavoro, che si rivolge a tutti gli strati della cittadinanza proprio per reinserirli nel mondo del lavoro. In questo momento particolarmente grave, quindi, tale sollecitazione rivolta alla Giunta e alla Sindaca va proprio per ripeto, sollecitare una maggiore implemento del lavoro che già si sta svolgendo ed è con questo auspicio che si presenta la mozione all'Assemblea Capitolina. Grazie.